Ciao, io sono Taika e come potete vedere dal titolo, oggi vi faccio la seconda parte, o meglio un aggiornamento delle mie serie infinite. Devo delle grandissime scuse a Lavinia e Angela dei canali di Coffee & Bucolic e Angela Cannocciari. Lascio il loro link qui giù perché in teoria questo doveva essere un video fatto in collaborazione con loro. Solo che io ho avuto veramente una marea di impegni tra aprile e maggio e alla fine sto riuscendo a registrare il video solo adesso e credo che non riuscirò a pubblicarlo prima dell'ultima decina di giorni di maggio, appunto. Loro i loro video li hanno già caricati, vi lascio magari anche il link ai loro video qui sotto e adesso iniziamo con questo aggiornamento delle mie serie infinite. Se non avete visto il video dell'anno scorso con le mie prime serie infinite, vi lascio il link qui nelle schede così potete andare a recuperarlo e odiarmi per la tipologia di saghe che ho lasciato a metà. Non sono tantissime le saghe che ho iniziato e abbandonato dall'ultimo video a questo, però ci sono anche alcune modifiche di programma. La modifica di programma è Il Mago di Oz. Infatti vi avevo detto che non avevo intenzione di continuarlo, però c'è una casa editrice, la Robin Edizioni, che ha stampato tutti quanti i libri sul Mago di Oz e soprattutto ne sta facendo dei volumi in cui raccoglie dei 3-4 libri tutti assieme. E siccome la curiosità vince su tutto, alla fine ho preso il primo volume che racchiude i primi quattro libri sul Mago di Oz. Quindi Il Mago di Oz, Il Meraviglioso Regno di Oz, Ozma, Regina di Oz e Il Ritorno del Mago di Oz. Ora che li ho, sinceramente sono molto più tentata almeno di dare una possibilità al seguito, quindi non sono più così tanto sicura di non continuarlo, anzi non sono più per niente sicura. Una serie che invece ho iniziato veramente con tantissimo entusiasmo e altissime aspettative è Guida Galattica per autostoppisti di Douglas Adams. Eppure non sono riuscita ad andare oltre il secondo volume. Il primo non mi è piaciuto più che altro perché sapevo già tutto, era come fare una rilettura, quindi non mi ha appassionato così tanto. Il secondo mi è piaciuto un po' di più, il terzo non sono veramente riuscita ad iniziarlo. Mi dispiace perché ne sento veramente parlare benissimo da tutti, quindi mi dispiace molto lasciarli a metà, però davvero non riesco ad andare avanti, non ho per ora la curiosità necessaria per poter continuare con la lettura degli altri volumi. Infine, l'ultimo libro che vi posso far vedere è La principessa guerriero di Tamora Pierce. In questo volume che ho io sono racchiusi i primi tre romanzi della serie della principessa guerriero, però da quello che so la Fanucci non ha più intenzione di continuare a pubblicare i seguiti, quindi io fortunatamente questo libro è più o meno autoconclusivo, però diciamo che questo è stato un acquisto abbastanza sbagliato ed è il motivo per il quale in genere non leggo le serie che sono ancora in corso, perché poi il rischio che non posso più continuarle, non per causa mia, ma per cause di forza maggiore. Non so in effetti se sia il caso di recuperarmi in inglese, non ho idea del linguaggio che utilizzo in inglese. Magari posso provarci, ormai tanto qualcosina sto iniziando a leggerla, magari può essere anche una buona scusa per provare a leggere qualcos'altro. Tra le altre serie che non ho intenzione di continuare a leggere c'è sicuramente The 100, vi lascio qui la copertina, vi lascio in descrizione la recensione che ne ho fatto proprio da poco tra l'altro, e non ho nessuna intenzione di continuare a leggerlo perché è stata una lettura veramente terribile, assolutamente sconclusionata, senza un filo logico, con dei personaggi inutili, completamente inutili, quindi non mi è piaciuta per niente. Avevo conosciuto la serie grazie al telefilm che hanno messo su Netflix, avevo iniziato a guardare qualche puntata e non era neanche così malaccio. Contate però che l'ho abbandonato tipo alla terza o alla quarta puntata, quindi non era malaccio, ma non era assolutamente il mio genere. C'è da dire che io non sono una grande fan delle serie TV, perché non mi piacciono le cose troppo lunghe e da seguire costantemente, non ce la faccio, non è una cosa che fa per me. Anche gli anime li guardo quando sono tipo di una o due serie
e magari le serie anche abbastanza ridotte. Se si va troppo in là, anche se mi piacciono tipo Bleach, a un certo punto non riesco più a seguirle e le abbandono. E lo so, sono fatta strana, non ci posso fare niente. Vi stavo dicendo, questo libro è stata veramente, penso, la lettura peggiore dell'anno. E quindi non so, non ve lo. Fortunatamente non l'ho pagato perché l'ho preso con un buono sconto di 5 euro che mi ha. Con un buono sconto di 5 euro della Kobo. Era 99 centesimi, ho detto, ma sì, dai, proviamolo. Mai più. Infine, un'altra serie che sono abbastanza sicura di abbandonare è quella della Croce della Vita di Valentina Marcone. Quando ho iniziato questa serie ero veramente, veramente felice. Era una serie di romanzi con dei personaggi che mi piacevano tantissimo, caratterizzati veramente molto bene e anche una trama piuttosto interessante. Purtroppo già col secondo le parti dedicate al romance sono incominciate a diventare predominanti rispetto alle parti dedicate al soprannaturale e alle guerre tra le diverse specie. In questo terzo, L'uccello tonante, se non erro, le parti di romance sono veramente eccessive per me. Non riesco a continuare la lettura. Mi dispiace perché ci sono dei personaggi che mi piacevano veramente molto, però non posso andare avanti perché per me è una noia colossale leggere certe parti e quando mi ritrovo a dover saltare decine di pagine perché sono narrate vicende che non mi interessano, alla fine non credo ne valga più la pena. Effettivamente, per essere solo un anno, mi sa che è passato più o meno un anno dal video che avevo fatto sulle serie infinite, non ne ho abbandonato così tante. È anche vero che non mi sto quasi più dedicando alle serie, proprio per il motivo che non so più se aspettare o meno che vengano concluse prima di iniziarle. Una, per esempio, che ho iniziato senza che fossero tutti i volumi tradotti in italiano e l'ho iniziata proprio nell'ultimo anno, sono Le Cronache Lunarie di Marissa Mayer. Una serie alle quali io non avrei dato assolutamente uno spicciolo, pure sì, il primo numero mi ha veramente conquistato, il secondo l'ho letto in inglese e mi è piaciuto tantissimo. E ho notato che finalmente stanno continuando con la traduzione in italiano, perché da pochissimo è uscito Cress, quindi non vedo l'ora di recuperarlo questa volta in italiano e finalmente un'altra serie la posso continuare. Poi magari quando ne finirò un paio di queste che ho così aperte, riprenderò a cercare anche le serie, per ora preferisco gli standalone. Quindi questo era l'aggiornamento, io spero che il video vi sia piaciuto, rinnovo ancora le mie scuse a Lavinia e Arianna, vi giuro che non era mia intenzione protrarre sino a questo punto la pubblicazione del video, ma purtroppo non ci ho potuto fare veramente niente. Per questo video comunque è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!